29 novembre, dopo aver ripetuto l'invito a voi tutti, a chi mi segue in diretta o a quelli che seguono i video, le trasmissioni poi dopo su YouTube o su Facebook, di iscrivervi all'Edicola del Trap. Torniamo alla giornata odierna, che prevede uno spazio dedicato a quella che è la giornata dell'ONU di solidarietà al popolo palestinese. Argomento delicato in questo momento, però vedremo di affrontarlo con il giusto equilibrio. E poi parleremo di Amandola, una splendida cittadina, un paese che merita davvero una visita per la serie di proposte di weekend che l'Edicola del Trap fa. E parleremo con il sindaco, con Adolfo Marinangeli. Abbiamo la rubrica libri di Valerio Calzolaio, abbiamo un'anteprima del tesissimo La coscienza di Zeno alle Muse di Ancona, insomma, diversi argomenti. E allora partiamo subito con il meteo per vedere che cosa ci attende il meteo in Italia oggi e poi in chiusura oggi e domani nelle Marche. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà un miglioramento del tempo sull'Italia. La perturbazione che nelle ultime ore ha ancora interessato il centro-sud si allontana definitivamente, ma si preparano nuovi sistemi nuvolosi che dall'Europa occidentale poi tra giovedì e venerdì riraggiungeranno il nostro paese. Però per questo mercoledì, diciamo, situazione discreta con ampie zone di sereno da nord a sud. Qualche annuvolamento si farà vedere di tanto in tanto sul Medio Adriatico, sul Basso Tirreno, ma senza conseguenze. Ecco invece la nuova perturbazione che poi giovedì affronterà le regioni settentrionali. Per quanto riguarda le precipitazioni, poco da segnalare per questo mercoledì, con qualche piovasco sul Basso Tirreno, ma per il resto davvero giornata abbastanza tranquilla. Tra l'altro si attenua anche il vento che ha soffiato sostenuto. Quindi in definitiva, mercoledì più che discreto, ampie zone di sereno da nord a sud. Qualche nuvola, dicevamo, sul Basso Tirreno con qualche residuo piovasco, ma fenomeni in esaurimento. Qualche nuvola di tanto in tanto si farà vedere sull'Adriatico, ma alternata ad ampie schiarite. E poi qualche nuvola si addossa ancora all'arco alpino più occidentale. Per il resto, temperature diurne accettabili, ma il primo mattino farà freddo al nord, minime anche sotto zero. Per tutti i dettagli sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trevi Meteo. Siamo agli aggiornamenti della rassegna stampa, Corriere della Sera. I genitori di Filippo Turetta prendono tempo, salta l'incontro in carcere previsto per oggi, titola il Corriere della Sera. La crisi interna in Germania di Scholz, la cui leadership è messa sotto discussione. Una notizia: è morta la moglie di Jimmy Carter, 77 anni insieme. L'ex presidente, 99enne presidente degli Stati Uniti, ha voluto partecipare alle esequie, così come 5 ex First Lady. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport, che apre con ciao, che sarà ciao proprio nel senso anche di saluto, perché il giocatore del Milan si è strappato, lesione severa, il Milan lo perderà a lungo. E sulla quasi certa ormai eliminazione del Milan della Champions, tanti discorsi. Io vorrei dire due sole parole. Maldini, e qui Maldini aveva fatto squadre fino a vincere il campionato con quattro soldi. Quando invece si sono trovati i soldi per fare una lussuosa campagna acquisti, la si è sbagliata completamente, senza considerare il fatto che Pioli continua a far giocare il Milan in una maniera anche lodevole, se si vuole, con tutta la squadra nella metà campo avversaria, ma a mio avviso non si può giocare contro l'Inter o contro il Bayern prendendo 8 gol in 2 partite come se si giocasse con il Lecce e la Salernitana. E cioè ci vuole modo e comprendere le potenzialità dell'avversario e non scoprire la squadra che prende gol in contropiede a nastro. Andiamo avanti con la Gazzetta, mi pare che non ci sono altri grosse notizie. Allora andiamo alla TGR Marche.
ricorda anche qui la riforma urbanistica e legge, l'abbiamo già detto questa mattina, e qui viola divieto di avvicinamento a ex moglie e va ai domiciliari, già indagato per maltrattamento e lesioni, mentre c'è una notizia, soldatessa ferita in un'esercitazione, 200.000 euro di provvisionale a lei e alla famiglia. Questo chiaramente sono notizie dell'Ansa Marche. Il Corriere Adriatico invece, video incastra i tifosi violenti, padre e figlio denunciati con DASPO di un anno dopo l'incontro finito in rissa. Ed è un episodio che riporta il Corriere Adriatico di una partita, non ci crederete, una grande partita, e cioè vale a dire Portuali Biagio Nazzaro, che come sapete si tratta proprio di un incontro ad altissimo livello. E vabbè. Andiamo avanti, Spraia, questo non ci sono notizie nuove per quanto riguarda il resto del Carlino. Ecco qui la notizia di Ancona Today: caos durante una partita di calcio giovanile, padre e figlio prendono a pugni i tifosi avversari, scattano i DASPO. Insomma, ecco, quando parliamo di violenza imperante, qui ci sono degli episodi sui quali veramente si meriterebbe una riflessione. Ecco, vedete, la partita dell'11 novembre scorso è finita a calci e pugni per una partita fra squadre giovanili. L'avete visto, la Biagio Nazzaro e i Portuali. Andiamo avanti, e altre grosse notizie non le vedo. Cronaca maceratese: malore mentre riposa, muore a 48 anni. A perdere la vita Luca Gatto, lascia la moglie e un figlio. Tornato al lavoro, si è messo a letto e non si è più rialzato a Porto Recanati. Continuano a succedere queste cose veramente in maniera inspiegabile. Ospedale più caro dell'aeroporto: dopo 12 giorni di ricovero, ho dovuto pagare 149 euro di parcheggio. E questo succede a Macerata a Gianluca Brilli. Festa della liberazione dell'Albania, il carosello invade Corso Umberto I, mentre Morrovale è in lutto, è morto l'ex vice sindaco Capozucca. Andiamo a vedere a questo punto allora quali sono gli appuntamenti del passato in questo 29 novembre. Eccoci qua, e allora cominciamo con il 1732. Era il 29 novembre quando un fortissimo terremoto colpì l'Irpinia e causò migliaia di vittime. E quindi l'Irpinia, come sapete, è una zona sismica ad alto rischio. Nel 1847, con la fusione fra la parte insulare del Regno di Sardegna e la parte continentale piemontese, che fu richiesta dal Consiglio Generale Sardo, il regno diventa uno Stato unitario. Pensate, siamo a 13 anni prima dell'Unità d'Italia e un anno prima dei moti del 48 e della guerra del 48. Finisce così l'autonomia sarda e cessa la carica di viceré della Sardegna. Nel 1941, invece, era il 29 novembre, Seconda Guerra Mondiale. Circa 9.300 italiani al comando del generale Balotta sconfiggono una forza di 20.000 britannici neozelandesi nella battaglia di Quota 175. E andiamo avanti con alcuni altri riferimenti. Il 29 novembre 1950, guerra di Corea, le truppe della Corea del Nord e della Repubblica Popolare Cinese costringono le forze delle Nazioni Unite, che era una forza di interposizione, a una disperata ritirata dalla Corea del Nord. Nel 1963, all'indomani dell'omicidio di Kennedy, il presidente, il neopresidente statunitense Lyndon B. Johnson, proprio il 29 novembre, istituisce la commissione Warren per investigare sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Tanti dubbi, come abbiamo trattato proprio in occasione del 23 scorso, data in cui ricorreva il 60° dell'omicidio di Kennedy.
Nel 1990 è il 29 di novembre quando la guerra del Golfo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite passa all'unanimità, si può dire, la risoluzione ONU 678, autorizzando l'intervento militare in Iraq. Se l'Iraq non ritirerà le sue forze dal Kuwait e libererà tutti gli ostaggi stranieri entro il 18 gennaio del 1991. Non lo fece e da qui cominciò l'operazione Tempesta nel deserto, che si fermò e poi successivamente la caduta del regime di allora. E nel 2011 è il 29 novembre quando in Iran viene assaltata l'ambasciata britannica a Teheran. Bene, abbiamo detto di questo. Vi ricordo che il 29 novembre, quindi del 1954, quindi non tantissimo tempo fa, 69 anni fa, moriva Enrico Fermi, premio Nobel della fisica nel 1938, uno dei più grandi scienziati italiani e uno dei membri della famosa Ragazzi di Via Panisperna, e partecipò al progetto Manhattan per la costruzione della prima bomba atomica. Ed ora siamo all'argomento del giorno, e cioè la giornata dell'ONU, voluta dall'ONU, di solidarietà al popolo palestinese. Con quello che sta succedendo è un argomento delicato perché ci sono state delle barbarie indicibili e orribili compiute da Hamas nell'attacco del 7 ottobre, delle atrocità anche nella striscia di Gaza con bombardamenti indiscriminati, la mancanza di acqua e di cibo per quella popolazione. Insomma, un momento molto delicato, certamente scatenato da Hamas, ma Hamas non è il popolo palestinese, assolutamente, e il popolo palestinese ha vissuto, come del resto il popolo ebraico, una vita, una vicenda storica davvero complicata e delicata. Sembrano popoli destinati a soffrire. E allora, anche se magari qualcuno lo sa, noi abbiamo cercato di creare uno spazio dove, in maniera del tutto, diciamo così, neutrale, si va a capire, a cercare le ragioni di quello che successe e perché siamo arrivati a questo punto. Lo abbiamo fatto affidandoci ad un canale YouTube famosissimo, si chiama Dumbres, ed è un canale che vanta 45.000 iscritti, 1,5 milioni di visualizzazioni, insomma, qualche cosa di importante. Abbiamo, con qualche piccola sintesi, cercato di farvi capire attraverso questa analisi fatta molto bene che cosa successe e perché siamo arrivati a questo punto. Ciao, in questo video cercherò di riassumere la questione israelo-palestinese. Cercherò di rimettere tutto in fila e di sintetizzarlo nella maniera più obiettiva che mi sia possibile. Partiamo dalla cartina geografica, chiaramente non questa, lo so che non si vede un tubo, ma tra un attimo arriva una sofisticatissima grafica. Dunque, questi sono i confini ad oggi. Questo qui è lo Stato di Israele, qui subito sopra l'Egitto c'è la striscia di Gaza, questa è la Cisgiordania, che in inglese è West Bank, e qui c'è Gerusalemme. Partiamo dagli ebrei, che in passato sono stati tristemente definiti popolo senza terra. A proposito di questo, Theodor Herzl nel 1896 scrive un articolo che compare su The Jewish Chronicle in cui reclama finalmente una patria per tutti gli ebrei dispersi nel mondo. Serve una terra, il problema è quale? Lui pensa alla Palestina per via delle radici storico-bibliche degli ebrei in Palestina, visto che per loro è la terra promessa. E scrive questo: il solo nome di Palestina attirerà il nostro popolo con una potenza straordinaria. Se il sultano ci darà la Palestina, potremmo in cambio riassestare le intere finanze dell'impero turco, di cui la Palestina all'epoca faceva parte. Ora, ho tirato fuori Herzl perché è il fondatore del sionismo. Il sionismo è un'ideologia, un movimento politico che hanno come obiettivo la creazione di uno stato ebraico in Palestina. Sionismo infatti viene da Sion, che è il nome della collina su cui sorge Gerusalemme. E quella di dare finalmente una terra agli ebrei, per molti è una buona idea, tant'è vero che nel 1917, in piena guerra mondiale, il primo ministro inglese Balfour ha detto: "Il governo di Sua Maestà vede con favore la creazione in Palestina di un focolare nazionale del popolo ebraico e si adopererà col massimo impegno per il raggiungimento di tale obiettivo
essendo chiaramente inteso che non si farà nulla che possa recare pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche presenti in Palestina. Dicevamo che la Palestina faceva parte dell'impero turco, peccato che con la fine della prima guerra mondiale ci sia lo sfacelo dell'impero turco e la Palestina diventa un mandato britannico, il Regno Unito vede con favore bla bla bla, quindi cominciano le prime ondate di immigrazione ebraico-sionista in Palestina, che continuano negli anni 20 e che portano alla creazione di piccoli insediamenti stabili, tra cui Moshavim, che sono più o meno delle fattorie cooperative, e kibbutzim, il kibbutz è una specie di fattoria comunista. Però i problemi con i palestinesi cominciano praticamente da subito, in particolare perché spesso la manovalanza araba-palestinese viene rifiutata, perché si accontenterebbe di salari più bassi, ma questo deprimerebbe i livelli salariali di quell'area e quindi dissuaderebbe altri ebrei dal migrare qui a loro volta. Quindi il solco tra le due comunità si approfondisce e comincia a sorgere un nazionalismo arabo-palestinese contrapposto a quello ebraico-sionista. Ma è soprattutto con la grande crisi che molti contadini proprietari arabi falliscono e quindi sono costretti a vendere i loro terreni agli acquirenti ebrei dotati invece di capitali. E nel 1936 la componente ebraica arriva al 31% dell'intera popolazione della Palestina. La tensione comincia a diventare intollerabile. E peraltro gli inglesi non riescono a gestirla facilmente con nessuna delle due comunità. Sempre nel 1936 si arriva alla grande rivolta arabo-palestinese, che viene repressa nel sangue dalle truppe britanniche d'occupazione, e questo è stato il primo grande sconvolgimento per i palestinesi, che si sono visti intellettuali esiliati, leader uccisi e famiglie decimate. Quanto agli ebrei, la seconda guerra mondiale e soprattutto l'Olocausto fanno emergere una nuova urgenza per la creazione di un sicuro focolare ebraico in Palestina. A questo punto i gruppi sionisti estremisti prendono di mira i soldati e il personale diplomatico inglese anche con attentati terroristici, fino a che l'Inghilterra non si stufa e rimette il mandato all'ONU. L'ONU, da parte sua, vota la creazione di due stati indipendenti, con la risoluzione 181, detta Piano di partizione della Palestina, che prevede circa un 56% di territorio agli ebrei e un 44% agli arabi. Neanche a dirlo, guerra civile tra le due comunità per cercare di accaparrarsi il territorio. Prevalgono gli ebrei e il 14 maggio 1948 David Ben Gurion proclama la nascita di Medinat Yisrael, lo Stato di Israele. A questo punto alcuni stati arabi, tipo l'Egitto e la Giordania, scendono in campo a fianco degli arabi palestinesi, ma a prevalere sono di nuovo gli israeliani, che occupano la Galilea, che è subito sotto il Libano, mentre l'Egitto occupa Gaza e la Giordania si prende la Cisgiordania. Gli unici che non prendono niente sono i palestinesi, che restano completamente senza stato. Circa 720.000 lasciano la Palestina per rifugiarsi nei paesi arabi intorno, in parte per sfuggire alla guerra, in parte perché espropriati delle loro cose e anche terrorizzati dagli ebrei vincitori, come nel caso del massacro del villaggio di Deir Yassin. Ad ogni modo, la guerra del 1948, che appunto prima è tra sionisti e palestinesi e poi diventa tra Israele e stati arabi, comporta essenzialmente quattro cose. La prima è che i paesi arabi si rifiutano categoricamente di riconoscere Israele e di trattare con questo. La seconda è che lo boicottano economicamente. La terza è che i paesi arabi cominciano a discriminare le minoranze ebraiche che hanno all'interno dei loro stessi confini, come ad esempio in Iraq, e questo porta a una nuova ondata di immigrazione ebraica in Israele. La quarta è che i paesi arabi cominciano a sviluppare la teoria della macchinazione dell'Occidente nei loro confronti e di cui Israele sarebbe appunto l'agente. Poi ci sono state altre tensioni nel 1956 con la guerra di Suez, ma arriviamo al 1967 con la guerra dei 6 giorni. Fulminea. Israele si prende la Cisgiordania, la striscia di Gaza, prende il Sinai e le alture del Golan e soprattutto prende l'intera Gerusalemme, che prima invece divideva con la Giordania e che ora viene dichiarata eterna e indivisibile capitale dello Stato ebraico. Arrivati a questo punto, il problema dei paesi arabi diventa riprendersi i territori occupati da Israele, mentre Israele vuole ottenere riconoscimenti e pace, e in cambio di questo è anzi disposto a fare concessioni territoriali. È la formula terra in cambio di pace. Invece nel 78 l'Egitto, con un trattato formale, decide di riconoscere Israele. E in questo modo si riprende il Sinai, non Gaza però, e più tardi anche la Giordania deciderà di riconoscere Israele. Nel frattempo arrivano nuove ondate di coloni ebrei, soprattutto a Gerusalemme e in Cisgiordania,
di meno a Gaza. Gaza smetteranno di colonizzarla circa intorno al 2000, quando sarà diventata l'area a densità abitativa più alta del mondo. E sarà oltretutto in grave crisi economica, con una disoccupazione che sfiora il 40%. Queste sono le premesse fino agli anni 70 di una situazione che non poteva che essere esplosiva per una serie di errori e di errori di valutazioni e di incertezze, di compromessi che invece non sono andati da nessuna parte. Bene, lasciamo questa giornata che è dedicata dall'ONU alla solidarietà al popolo palestinese e invece andiamo a pensare a cose di casa nostra. Bene, come sapete, abbiamo in questi 6 mesi, peraltro oggi l'edicola del Trap compie esattamente 6 mesi. Abbiamo cominciato le trasmissioni regolari il 29 di maggio di quest'anno, quindi esattamente 6 mesi fa. Vi dicevo, l'edicola del Trap spesso e volentieri ha ospitato sindaci del territorio, non solo marchigiano, parlare di città, di paesi, per suggerire un weekend diverso. E allora oggi parliamo di un paese, di una cittadina che già nel nome ha il suo destino, Mandola. E come si può odiare una città, un paese così bello, così affascinante, così attraente come Amandola, che è chiamata la regina dei Sibillini. Vedremo alcune immagini tra poco e sentiamo il sindaco Adolfo Marinangeli, perché Amandola ha da poco concluso la grande festa del tartufo, ma il tartufo c'è ancora, non è vero, non è vero, sindaco? Arriva. Intanto grazie a te Giancarlo che mi dai questa opportunità. Per quanto riguarda il tartufo, la stagione sta andando meglio perché è arrivata un po' di acqua e quindi ha generato qualche fungo in più, essendo stesso il tartufo. Ma la festa nostra di Diamanti a Tavola si è conclusa nelle due weekend. Dei primi due weekend di novembre si è conclusa il 12 in grande successo. Non era neanche sperato perché vedere tanta gente con qualche vento, pioggia e condizioni atmosferiche non eccellenti, ci ha fatto veramente piacere, ci ha riempito di orgoglio perché ormai ci indica che questa è la strada giusta per la promozione del territorio e della città. Ecco, ma Amandola non è soltanto tartufo, Amandola ha una serie di appuntamenti, di ricchezze, e esce anche, anzi a proposito c'è stato anche un terremoto recente, da una Sì. vicenda del terremoto lunga e complicata. A che punto è? Qual è la temperatura di Amandola in questo momento? Ma la temperatura è una temperatura buona, una temperatura direi primaverile con l'inizio dell'estate, perché parliamo chiaramente di ricostruzione, una ricostruzione che è partita, che finalmente dopo la famosa ordinanza di Legnini, che per chi è del mestiere conosce l'ordinanza 100, la ricostruzione è partita alla grande e sta producendo i suoi effetti. Ecco, devo dire che tra ricostruzione privata e ricostruzione pubblica stiamo creando qualche disagio e qualche problema positivo alla città. Cantieri tanti anche nel centro storico che ne limitano un po' la fruizione. Soprattutto noi come pubblico abbiamo i grandi contenitori della città che sono occupati per il loro adeguamento e la loro ristrutturazione. Ecco, un dato, se può essere utile, il comune di Amandola appalterà entro la fine dell'anno tra opere già appaltate ed appaltare quasi 24 milioni di euro di lavori solo come comune. Quindi pensate alla complessità dei lavori, la complessità dei cantieri che sono stati messi in piedi e che verranno messi in piedi entro la fine dell'anno. Ecco, ritornando alla tua domanda, è una bella temperatura di fine primavera.
Io direi che prima di concludere, io conosco Amandola, ne apprezzo la bellezza e le bellezze architettoniche e naturali. E io direi un invito, la ricettività ad Amandola, com'è a questo punto? Cioè il weekend ad Amandola si può passare? Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono molti agriturismi che dopo il terremoto si sono ristrutturati, si sono adeguati, quindi sicuri e tranquilli. C'è stata una crescita in quest'ultimo periodo anche di B&B che in questo momento la stanno facendo da padrona e chiaramente in questo momento c'è più possibilità perché gli affitti, le prenotazioni non sono al culmine. Ovvio, se uno comincia a parlare di un weekend a Natale, lo inviterei a prenotarsi con largo anticipo. Amandola, i Sibillini sono diventati, grazie a Dio, grazie forse anche al lavoro di promozione che abbiamo fatto, mete, turistiche nei weekend e soprattutto nei periodi festivi. E non dimentichiamo che in uno di questi prossimi weekend ancora il tartufo c'è e non mi pare neanche a prezzi impossibili. Assolutamente, assolutamente, anzi, come dicevo, le prime piogge del novembre ha prodotto una quantità interessante di tartufo e quindi chiaramente il prezzo è sceso e si può mangiare nei nostri ristoranti tartufo, parliamo di tartufo bianco pregiato di Amandola perché poi per il tartufo nero quello lo abbiamo sempre durante tutto l'anno. Ecco, è stata una scelta la nostra, quella di fare un progetto che si chiami proprio Tartufo tutto l'anno. Il turista che viene da noi ha durante i periodi il tartufo, ma sia chiaro, il tartufo locale e quindi subisce i periodi stagionali del tartufo. Da noi non si va ad acquistare fuori, ma si mangia il tartufo locale, quello a metro zero. Quello che è stato trovato lì. Quello che è stato trovato anche, potrei dire qualcosa di più, quello che è stato trovato al mattino dai nostri tartufai, perché chi gestisce la festa, ma chi gestisce il mondo del tartufo è un'associazione di tartufai che si chiama ATAM, che è l'associazione amandolese dei tartufai, e che raccoglie i cercatori di tartufo di Amandola. Bene, grazie, grazie al sindaco di Amandola, Adolfo Marinangeli, grazie per questa sua partecipazione. Ci vediamo presto da Amandola. Grazie a voi, grazie a te Giancarlo. Viste le delizie e lo spettacolo di Amandola, adesso invece apriamo la pagina culturale e abbiamo libri e teatro. Cominciamo dalla rubrica Libri con Valerio Calzolaio. Buongiorno a tutti, buon mercoledì a tutti. Premessa, due scuse. La prima scusa riguarda la barba, bisogna che me la taglio, più tardi ci vado. La seconda è lo sfondo. Sono stato severamente rimproverato, mi scuso con voi, siete costretti per non mettervi di cattivo umore a guardare soltanto il volto e non dietro. Purtroppo non è uno sfondo costruito, non è un fondale hollywoodiano, ma visto il guazzabuglio della vita, di tante vite, anche della mia, se quello è, quello è inutile che, perché dopo il Covid tutti hanno imparato a mettere dietro quadri belli, tanti libri, letti e da leggere. Io ve ne consiglio uno anche oggi, questo mercoledì, diciamo di fine novembre. Il libro che mi permetto di consigliare è il seguente: Le ombre della sera di Bruno Morchio Garzanti, uscito 10 giorni fa.
più o meno, beh, oltre metà novembre. E, Bruno Morchio è uno psicoterapeuta in pensione del servizio pubblico genovese che ha inventato un personaggio che si chiama Bacci Pagano. In questo romanzo, torna Bacci Pagano, torna il suo protagonista seriale, anche se lo stesso Bruno Morchio, che è un grande scrittore, una brava persona, ha il precedente romanzo, che era sempre uscito nel 2023 e che si chiama La fine ignota, dategli un'occhiata, questo è Rizzoli, dove non c'è Bacci Pagano, è in finale dello Scerbamenco, è per questo che mi sono permesso di suggerire Bruno Morchio, perché fine settimana di questa settimana, il 2, verrà consegnato il premio al miglior giallo italiano a Milano, si chiama Premio Scerbanenco, e in finale ci sono arrivate 5 scrittrici e scrittori. Uno di questi è Bruno Morchio, ma con l'altro romanzo. E poi ci sono 3 scrittrici, quindi io non so francamente chi vincerà, come giuria ci riuniremo venerdì, e sono francamente tutti e 5 belli, fra l'altro appunto con una ampia, qualificata presenza femminile, Genisi, Cassarscalia, eccetera, eccetera. Datevi un'occhiata per vedere chi vince, domenica starà su tutti i giornali. Uno dei finalisti è Bruno Morchio, ma con l'altro romanzo che è appena uscito e che non è un noir. Ecco perché oggi facciamo tutte queste cose strane. Nel senso che lui riprende il suo protagonista, sono tutti gialli i precedenti, ma Bacci viene chiamato dalla moglie vedova di un suo amico che è morto 8 anni prima, che non riesce a darsi pace se l'incidente nel quale è morto fra Roma, era senatore, e Genova sia dovuto al caso, magari all'alcol. Si direbbe di no, nell'autopsia che hanno fatto non c'era né alcol né droga, sia dovuto al caso, a un colpo di sonno, oppure sia stato un suicidio. E quindi, come posso dire, l'alternativa non è giallo, non è crime, perché in entrambi i casi non si tratterebbe di un crimine, però lei dopo 8 anni non riesce a darsi pace, vuole chiede aiuto a Bacci Pagano e lui, attraverso questa richiesta di informazioni al suo vecchio amico commissario in pensione, incontro con tutte le persone ancora vive che allora avevano incontrato poche ore o pochi giorni prima l'amico Cesare, cerca di capire. E quindi è più un'introspezione nella propria vita, quella di Bacci Pagano, anche che tipo di rapporto di amicizia lui aveva nei confronti del senatore morto, e poi un rincontrare tante personalità significative della sua biografia e anche dei suoi casi professionali che invece erano gialli. Mi sembra una cosa un po' originale, come al solito cerco di inventarmi come posso dire, un consiglio di lettura che abbia delle cose atipiche. In questo caso, Le ombre della sera. Bruno Morchio, Garzanti. Buon mercoledì e buon fine settimana a tutti. Avete sentito il consiglio della settimana e adesso, domani sera, arriva nelle Marche uno spettacolo teatrale molto atteso con Haber, La coscienza di Zeno. Ce lo presenta Martina Alinei. Sondare la verità umana al fondo di una conoscenza e del suo malessere. Zeno Cosini, il vizio del fumo, l'amore, il matrimonio, il lavoro, la morte nello sgranarsi della vita, i sintomi di un disadattamento affiorano nelle sfere ambigue di ogni autoanalisi del personaggio. Il romanzo psicoanalitico di Italo Svevo, a 100 anni dalla pubblicazione, in scena alle Muse di Ancona dal 30 novembre al 3 dicembre. Produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, l'allestimento è per la regia di Paolo Valerio, che ha voluto racchiudere in questa esperienza teatrale pagine indimenticabili della conoscenza di Zeno, capolavoro della letteratura del Novecento di straordinaria e affascinante complessità.
Attualissima la figura del protagonista, interpretato da Alessandro Haber, attore di potente carisma e di grande istinto scenico che dà volto e voce ad un male di vivere che allinea nella fragilità connaturata all'uomo. Nella spietata analisi che Zeno fa della propria esistenza, la sua incapacità di sentirsi in sintonia con il mondo, il suo percepirsi netto e inadeguato raccontano di noi, della nostra ingannevole coscienza, della voce che ci parla e che nessuno sente e che eppure ci suggerisce la vita. L'originalità della vita sottolineata quando durante lo spettacolo si sovrappone l'uomo all'attore. Sullo sfondo di una quotidianità borghese l'intrecciarsi di episodi surreali ad illuminazioni che possiedono una forza che ancora ci scuote. È tutto da vedere questo spettacolo fino al 3 di dicembre. E adesso chiudiamo, prima delle previsioni di meteo, con un minuto dedicato all'angolo della poesia. Abbiamo parlato di guerre e c'è questo giovane poeta marchigiano, liceale, Riccardo Amicuzzi, che veramente ha questa grande sensibilità poetica e dedica un componimento al compagno caduto in Ucraina, l'amico caduto in Ucraina nelle prime fasi della guerra dello scorso anno. E allora Riccardo Amicuzzi con Le lacrime della rugiada, sentiamo. Ricordi quando correvamo in bicicletta per i pendii e ci trovavamo forti, energici per affrontare l'erta erbosa di nuove alture? E quell'acqua che bevemmo dal rigagnolo, rammenti quell'acqua? Quant'era frigida e fremente, quanto vibrava di gioventù. Ricordi quanto belava la capretta smarrita con quel vello imberbe. Rimembri quando la riportammo al padrone e la sua gioia contadina e quel formaggio forte che ci donò per mangiarlo stesi sull'erba di rugiada a guardare il gregge di nubi nel cielo. Anche l'erba del cimitero, sai, profuma di rugiada. E disteso cerco la tua nuvola lassù, dove la tua ultima lacrima ardente si confonde e si mesce con l'oceano tempestoso del cielo blu. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Tutto per questa edizione, troverete contenuti come sempre su YouTube e per chi vuole domani mattina alle 8.30 torna l'edicola del Trap con una nuova puntata alle 8.30 e poi alle 14.30. Buona giornata a tutti.